vista, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Amici telespettatori, la buona serata a tutti voi. Una puntata di 60 News dedicata essenzialmente a quello che sta accadendo in questi giorni nel nostro paese, però prendendo come punto di riferimento anche la nostra realtà territoriale, cercando di dividere la puntata in due momenti: politica nazionale, realtà locale, che cosa sta avvenendo in questo nostro paese. Sì, le televisioni nazionali, i grandi giornali ogni giorno ci stanno tempestando di notizie che riescono a recepire nel mondo della politica, anticipano forse quelle che sono le indicazioni, ma hanno i loro referenti, i quali dicono quello che forse i giornali non avrebbero dovuto scrivere. Noi non riusciamo a capire più niente. Io personalmente ho assistito a quella lunga trasmissione televisiva che parlava il presidente Conti, le sue riflessioni, il viaggio al Colle per dire mi sono dimesso, gli interventi dei vari leader politici, in buona sostanza sono tutti messi lì sulla rocca, arroccati al potere, nemmeno li schiodi se hai i martelli pneumatici, quelli che sono più forti possibili. Ne abbiamo sentito tante di quelle contraddizioni in tutti i sensi, tutti pensano di essere portatori di novità, ciascuno affronta l'avversario di turno ridicolizzandolo, non pensando che un giorno sarà lui messo in berlina. Tutti sono portatori di verità, tutti hanno in quella sfera magica un qualcosa per pervenire ad una realtà. Io personalmente, ciascuno di voi sarà sicuramente diverso come opinioni, io sto vedendo che tutti vorrebbero essere nella stanza dei bottoni. Se parlassi con il mio amico di sempre, Vito diceva l'altro giorno, io non da 20 anni che non voto PD. Mi viene da pensare, da credere, disilluso, disamorato, lui segretario della sezione del PD di Roccella Ionica. E figuriamoci chi della politica sta soltanto sentendo un odore nauseabondo. I giornali di mercoledì pongono all'attenzione di tutti un qualcosa effettivamente che fa venire la pelle d'oca.
processo Conte che processa Salvini, Salvini che lascia, telefonate che intercorrono tra PD e Movimento 5 Stelle, l'ipotesi di Fico, Di Maio che domanda a Zingaretti possiamo fidarci di Renzi, veti, diffidenze, tensioni nei vari partiti, ma principalmente nel Partito Democratico. Per questo oggi cerchiamo di puntare e di riflettere con Rosario Condalcuri, non soltanto come editore di Riviera, ma come esponente che scende per i rami di quella sinistra storica che vorrei se sentisse anche lui un po' di rossore ascoltando questa gente che invoca la sinistra e sono molto peggiori di chi veste l'abito talare, non nel senso buono del termine, che si presentano come persone umili al servizio degli altri. Ieri sentivo addirittura con qualche amico che invocava personaggi, anzitutto basta che ci rivolgiamo a Renzi, che cita Matteo, nel 35, 36, se chi ha bisogno di acqua dai da bere, da... sì, è logico, ma per dire, ma cioè come, in che gioco arriva la politica? La prima domanda è questa, Rosario, prima di andare, il PD, questa domanda la posi minimo 20 volte a Pasquino Crupi. Lui in 20 anni mi ha dato sempre la stessa risposta. Non la dico, ma me la tengo per me. Tu forse sai il bene che ho voluto a Pasquino. Sì, nella diversità, cioè, nessuno sa che quando Pasquino è stato direttore di Riviera, io soltanto un pezzo ho mandato in tanti anni, ma non per qualche cosa, per l'affetto e la stima che avevo con Pasquino e che con lui non volevo mai litigare. Perché il mio affetto e la mia stima nei suoi confronti, lo ripeto soltanto per chi oggi ci ascolta, più di una volta restò anche per lui una preghiera e dico dentro di me qualcosa che soltanto lui, se riuscirà a percepire questo mio messaggio dall'aldilà, se ne renderà conto della mia bontà e a che cosa intendo alludere, sempre parlando nel mondo degli inferi. Sto Partito Democratico, PC, PDS, DS, PD, è partito di sinistra? Ah, questa è la domanda. E poi andiamo. Quindi il partito è un partito di sinistra? Nell'emiciclo è a sinistra effettivamente, quindi dovrebbe comunque rappresentare. Guarda, io intanto mi dissocio da alcune cose che hai detto perché ho ancora amore per la politica e sono convinto che bisogna comunque trasmettere un messaggio diverso, perché la politica poi... Ragionare in positivo allora. No, cerco di spiegare a mio figlio che comunque uno non può non fare politica, perché fare politica significa occuparsi della propria vita, il 70% delle decisioni li prende qualcuno, le dovrà prendere qualcuno e vanno a cambiare la tua vita, quindi comunque tu devi partecipare a queste decisioni e quindi con la politica comunque è un'arte nobile. Ieri tra l'altro ho visto, ho seguito, cioè, ho parlato con moltissima gente, ieri è stata una giornata dove la politica comunque ha trionfato, perché la gente è tornata a interessarsi politica. Ieri vedevo gente che camminava col telefonino per sentire Salvini o l'intervento di Renzi o l'intervento di Conte, quindi comunque c'era un'atmosfera particolare. Io tra l'altro ieri, per me è stata una bella giornata, perché non ho condiviso la nascita di questo governo, non ho condiviso l'arroganza di soprattutto del ministro degli interni, di Salvini, che comunque voglio dire molto odio ha portato in questo periodo in Italia e anche, soprattutto, anche nella nostra terra, no? Perché lui è venuto a San Luca, è venuto dappertutto, è venuto a inaugurare tutta una serie di beni sequestrati alla mafia che ancora, tra l'altro noi l'abbiamo scritto, ancora non sono stati assegnati, cioè lui l'ha inaugurato ma noi li abbiamo visti ancora vuoti. Ieri tra l'altro è stata una giornata proprio da Bibbia anche, perché poi
non solo Matteo Salvini ha invocato la cosa, ma Matteo Renzi ha invocato la Bibbia secondo Matteo, citando appunto quello che avete detto voi. Ma c'è stata la questione del Rosario. Io ho detto, io mi chiamo Rosario, dovrò cambiare nome da questo momento, perché non voglio né essere un messaggero della 'ndrangheta, come dice Morra, arrivare dopo su quelle, né essere baciato comunque continuamente da Salvini, perché poi veramente se ne... E quindi dico, ieri comunque per me è stata una bella giornata, perché ho visto comunque un interesse per la politica. La situazione dell'Italia, io dal mio osservatorio la vedo drammatica in questo momento, perché un anno di governo fatto male comunque provoca una serie di danni. Abbiamo rivalutato Renzi, sia perché comunque il suo governo aveva dei dati diversi da questo, aveva un'efficienza diversa, al Ministro dell'Economia c'era un certo Panascoppa rispetto a chi c'era adesso, voglio dire, non c'era una certa, io non so come sia stato possibile in Italia avere un ministro che si chiama una signora Grillo, che ha fatto il ministro della sanità, che ha distrutto soprattutto quella che era, quello che rimaneva della sanità calabrese, e quindi vi dico, è stata una bella giornata. Il PD è sinistra, il PD dovrebbe essere sinistra, il PD dovrebbe avere la forza, ma da un po' di tempo, perché è stato troppo legato al potere. Secondo me uno degli sbagli più grandi di Renzi è stato quello di mettere il suo corpo dirigente alla guida del paese, perché una volta Berlinguer aveva il governo ombra non era il suo gruppo dirigente, ma erano i migliori nel settore. Padoan-Schioppa era il migliore nell'economia, non era il suo gruppo dirigente. Lui avrebbe dovuto trovare persone come Padoan-Schioppa nei vari ministeri. Penso che la lezione gli sia servita, perché probabilmente Matteo Salvini era convinto di aver fatto scacco matto al Movimento 5 Stelle, ma Renzi è riuscito a trasformare questo scacco matto al contrario, perché non aveva calcolato la possibile reazione di Renzi. Renzi ha fatto capire che la crisi di governo avrebbe portato dei danni enormi all'Italia, ha aiutato il Movimento 5 Stelle a poter rispondere, perché gli ha aperto l'alleanza a sinistra, e questo secondo me potrebbe portare dei buoni risultati, perché potrebbe creare quella coscienza per andare a creare un governo che abbia uno scopo, che abbia, io penso che un governo fatto bene, si parlava di della disponibilità di Draghi a fare il Presidente del Consiglio dei Ministri, un governo guidato da Draghi in Italia con tecnici e professori potrebbe ridare, significa potrebbe riportare Draghi l'Italia sulla strada, già perché gli pongono gli interessi nel 2022, quando qualcuno cindora cerca di spianare la strada per la Presidenza della Repubblica, e quando noi facciamo un sistema in prospettiva significa impallinarlo prima ancora. L'ultima cosa che dico, poi passiamo ad altro, ma la gente non può, cioè voi avete un discorso dicendo comunque la politica, c'è chi è attaccato alle poltrone, sicuramente quelli del Movimento 5 Stelle non saranno più eletti con queste leggi, e quindi sono, non molleranno mai, non mai penseranno la poltrona, che dovranno lasciarla volente o nolente. Però voglio dire, purtroppo la gente dice la politica fa schifo, non sono attaccata alla politica, però poi quando vanno a votare, voglio dire, cercano di cambiare, perché dice quelli che c'erano prima non funzionavano. E come succede dalle nostre parti? E fanno dei disastri. E allora, la domanda mia era partire da questo. Il discorso Morra. C'è molta sinistra. Il discorso, è fuori di dubbio, il discorso Morra. Quando invoca San Luca, quando mi parla di 'ndrangheta, ma è cosa che un calabrese, invece di andare in positivo, lui presidente della commissione parlamentare antimafia, ancora sempre Polsi e San Luca, questo è a me dà fastidio ogni volta, mettere in un calderone, perché noi abbiamo tanta gente onesta, pulita, che non vuole immischiarsi e non vuol sentir parlare di queste cose, però noi sempre andiamo e peschiamo dove non dovremmo nemmeno minimamente mettere mano e girare alla larga, questo è. Purtroppo questo è il ruolo ed è l'antipatia che lo Stato vuole prendere alcune volte nei confronti dei cittadini, perché questo è il Presidente della Commissione parlamentare antimafia e ha una responsabilità importante nella lotta alla mafia. Dovrebbe capire che noi abbiamo già vissuto in Calabria, abbiamo vissuto il dramma dell''ndrangheta.
l'abbiamo vissuto da vicino, molte persone, io ho avuto uno dei miei migliori amici ammazzato, voglio dire, cioè, quindi si sa bene che cos'è l'Ndrangheta. E abbiamo vissuto l'esperienza dell'antimafia di professione, che è stata lacerante, perché nel momento in cui tu vai a fare delle battaglie con qualcuno e poi questo qualcuno ha venduto te, la tua terra, solo per interessi economici, finisce tutto. E dovrebbe capire che la gente, per avvicinarsi, perché qui si crea, se no, con queste diciamo, situazioni, si crea una guerra tra Stato e antistato. E tu porti la gente ad un'antipatia verso lo Stato, perché se tu vai a colpire tutti quelli che pregano con il rosario in mano, è naturale che quelli che pregano con il rosario in mano, voglio dire, non ti vedranno mai positivamente. Cioè, questo è stato antipatico al 99% dei calabresi. Cioè, io leggo sui social, voglio dire, non c'è nessuno che dice che Morra abbia fatto una cosa intelligente, perché ha detto una stupidaggine assoluta. Ma lui non si è guardato, senza riferimento culturale, c'è stata una conferenza senza stampa, un minimo di storia, senza una conferenza stampa alla Camera per quel che riguarda il caso Chiuto. Su quelli non c'è stata una risposta forte, no, autorevole, no, no, da parte del Presidente della Commissione parlamentare. Lì dovrebbe rimettersi il Presidente della Commissione di mafia. Cioè, e lui fa le riunioni di polizia a casa sua. Fa le riunioni di polizia a casa sua. Se la prende con la massoneria senza conoscere nemmeno i dettami e i dettati della stessa istituzione. Ma anche in questo caso, voglio dire, è una citazione che non ha, cioè dire che... Cioè, da quale pulpito viene la presa? Il rosario, la Madonna di Polsa, non c'entravano assolutamente niente con nessun pezzo di storia, con nessun pezzo di indagine, con nessuna inchiesta, con niente, cioè non c'era nessun riferimento. Rosario, almeno voglio dire, uno se parli dica, sai, ho letto questo libro, in questo libro c'è questo riferimento. Io sono stato tre volte a Polsio, chi mi pare stato? Che tre nella mia vita. Io ho visto lì soltanto gente pregare, carovane di persone che va per venerare la Madonna, che poi che ci possono essere altre cose, riforme, per carità, ma noi vediamo, dobbiamo vedere quel popolo che va a Polsi, quelle carovane che vanno con il cuore in mano a pregare. E alcune volte mi stupisco, l'Ndrangheta è pericolosa perché è silente e non si vede, è nascosta. Non è evidente, io sono andato a San Luca da piccolo, io ho conosciuto la prima persona fortunata in genere. Io una delle persone più per bene che abbia mai conosciuto, cioè, ma sicuramente non poteva incontrare mafioso, ma devo dire, ma sicuramente non poteva incontrare il mafioso a San Luca, perché il mafioso starà nascosto a San Luca. Il mafioso vive sull'omertà, vive sul silenzio, vive su tutta una serie di condizioni, voglio dire. Quindi abbinare queste cose ancora, no? Cioè non riuscire a capire qual è il limite, perché poi quello è tutt'altra cosa, quello di cui parla lui, che non c'entra niente. Io ho conosciuto, e comunque è una bella esperienza. Io ho conosciuto padre Stefano De Fiores, che per me è la persona, delle persone più importanti che noi abbiamo da queste parti. Ecco il discorso di fondo, è come si pone e come. Io l'ho conosciuto pure. Voglio dire, conosciuto a Roma, non a San Luca, ma. Io l'ho conosciuto principalmente nel mio paese, abbiamo conversato, abbiamo realizzato un punto cultura dove parlavamo di San Luca, della Madonna di Polsi, di Potemia e di tutto. Anche mia madre a quel tempo ascoltava padre Stefano a quella veneranda età e era un messaggio che lui emanava, lo concepiva in una visione che anche le persone più umili pervenivano e capivano le sue parole. Lui, persona adulta, un mariologo di caratura mondiale, che si faceva capire dall'umile gente. Ecco, San Luca e padre Stefano De Fiores, Corrado Alvaro e altri, ecco. Ora, non Bartolo, il sindaco, che comunque voglio no, dire. No, voglio dire, le realtà attuali, cerchiamo di sfuggire, per carità, con lui siamo stati quel giorno a Siderno, quella famosa fotografia. Ecco. Abbiamo messo in foto insieme. Per cui il problema non è di più. È più giovane di voi, comunque, il sindaco, sì. Sì, è vero. No, dico, se Cesare De Leo. Se Cesare De Leo si fosse messo in disparte. Cioè, se ci ascolta, lui lo sa che io gli voglio bene.
cioè la mia amicizia con lui risale intorno al 1906. Se mette da parte, voi potete convocare la Io l'avrei convocato minimo 10 volte. Cioè, perché le elezioni sono state a maggio, il 26 giugno avete fatto la prima riunione, mi pare. Cioè, una sola. Una sola. E lì. No, anche per dare, io sostengo una cosa, tutti sapete che io sono al di fuori da questa mischia. Ripeto ancora una volta, io vorrei concorrere col mio voto ad eleggere i presidenti che siano condivisi da tutti. Cioè andare a fare una battaglia politica o partitica che non approda a nulla, mi pare che usciremmo tutti sconfitti, o no Rosario? Questa è. No, e ma guarda, tornando a noi, guarda, è una sembra ci sia, voglio dire, qualche cosa, è una questione semplicissima, cioè è una priorità che deve avere Cesare De Leo in questo momento, è il sindaco anziano, quindi dovrebbe decidere, ma è una priorità avere un organismo nel territorio che pensi, cioè Giovanni Calabrese ha lamentato il problema di una signora anziana che era all'ospedale dell'Ocri. Era una mia paesana. Questa donna alla fine è morta per un intervento. No, non ha avuto nessun intervento. Non ha avuto l'intervento al femore, voglio dire, è morta prima di avere pure l'intervento al femore. Questo è un problema che non riguarda solo Giovanni Calabrese, riguarda tutta la Locride, perché se è l'ospedale dell'Ocri, è l'ospedale della Locride. La sanità è una delle problematiche della Locride, il turismo è una delle problematiche della Locride. Noi quest'estate abbiamo avuto una confusione assoluta di manifestazioni, cioè uno non sa dove deve andare, io devo fare in fretta perché devo andare mo in una manifestazione, poi c'è un altro incontro, poi c'è un altro incontro, cioè noi siamo, sembra veramente una terra di, con una produzione di convegni e di serate incredibili. Ma la realtà dovrebbe indurci a pensare su queste non cose. Hanno niente, per cui servirebbe comunque, cioè, ma ormai sono passati pure 3 mesi che vada a prendere delle decisioni, cioè chi prende le decisioni? Se c'era un organismo che le prendeva, che erano sempre i sindaci, ma sulla diciamo sanità, scuole, viabilità, il problema è comune a tutti. Ormai voglio dire c'è settembre, però i primi di settembre si potrebbe convocare un'assemblea entro fine settembre, darsi come tempo di decidere chi sono i due presidenti. I due presidenti, c'era un sindaco che diceva facciamo una programmazione. Come sindaci pensiamo, voglio dire, di programmare un po' quello che è il lavoro del territorio, vediamo quello che si può fare nel territorio, ci sono molte, molte iniziative e non c'è chi ha il ruolo per fare da collegamento. L'assemblea dei sindaci è l'unico strumento che è quello di fare coordinamento. Che a furia di battere su quel ferro rovente, qualche cosa, anche lo stesso ferro, si potrà plasmare. Forse non verrà fuori un capolavoro, ma prendere coscienza, consapevolezza che già c'è dell'ospedale che fa acqua da tutte le parti. Io ho detto più di una volta qui dentro che uno va con i propri piedi, ma non sa se esce fuori con gli stessi o qualcuno lo deve portare sulle spalle. In buona sostanza, vogliamo capire. Lo spero possa essere questo. Io sto preparando, se riusciamo, un servizio per la prossima settimana. Con questo decreto hanno distrutto comunque la sanità in Calabria, adesso si sta ripartendo. All'Ocri hanno nominato un subcommissario, che devo dire la verità, ecco, mi parlano bene di questo subcommissario. La cosa, il problema di questo subcommissario è che non ha nessun potere, voglio dire, si trova a poter gestire, a poter conoscere quelli che sono i problemi della Locride, i problemi dell'ospedale, voglio dire c'è una testa che potrebbe ragionare ma non ha potere decisionale. Ma questo è che noi dobbiamo vedere, prendere coscienza e l'abbiamo presa questa coscienza e questa, per avere un aggiornamento. Siamo tutti consapevoli dello stato di crisi, ma vi deve essere un organismo in grado di potersi farte portavoce con coloro i quali detengono il potere della sanità, della scuola, dei trasporti, ma poi tutto, delle infrastrutture. Mi posso fare una curiosità? Questo è. Inizio settimana, lunedì, noi siamo usciti domenica col giornale,
è uscito un intervento di Gioacchino Criaco sui bronzi di Riace. Cioè, perché non si possono ridare i bronzi di Riace? Perché dicono questo, Gioacchino lo sa, perché tutti i reperti debbono andare nel museo del capoluogo. Sì, vabbè, questo non, io non è che dico questo, anche perché poi diciamo la notizia è stata ripresa da più parti. Ed è una notizia che ti fa capire come poi alla fine il territorio non ha univocità, cioè non ha chi guida il territorio, perché comunque qualsiasi discussione si apre, io sarei d'accordo, ma l'avevo detto già in tempi, comunque vada, nonostante le leggi che ci sono, io penso che o all'Ocri o a Riace fare un museo che ospiti i bronzi di Riace sia giusto, perché sono state trovate là, ci appartengono, come ci appartiene la Persefone di Berlino, come ci appartengono il trono Ludovico che è a Roma, e via dicendo. Voglio dire, secondo me ci appartengono, dovrebbero essere nostri, ma comunque vada, il problema va al di sopra del, perché c'è una volontà della Locri ad essere positiva, ma non riesce a trovare sfogo, perché non riesce a trovare un terreno, delle persone che riescono ad esprimere lo stesso concetto tutti insieme, non c'è univocità. Sì, ma io vedo già di per sé questo tipo di interventi, cioè mi pongo alcune considerazioni, ecco. Come pure questi problemi che sono di interesse comune, vogliamo capire che soltanto dalla forza, dalla coesione possono venire fuori delle proposte e debbono, imperativo, sì, debbono ascoltarci. Non possono far finta di niente, di non capire lo stato di crisi, di angoscia che vivono le nostre realtà locali. Se noi non siamo nemmeno nelle condizioni di poter dire, di avere un interlocutore, ma molte volte noi siamo la causa del nostro male. Io questo intendo dire. Cioè ci possiamo battagliare su problemi politici, ma su aspetti che sono di vita comune mi pare che stiamo perdendo tanto tempo. Dicevamo una volta che voi in Riviera avete quel famoso progetto di Rutelli. Sì. Cioè che era un capolavoro per quel tempo e penso che sia adeguato. No, sia adattabile. Sicuramente avrebbe potuto essere non il punto di partenza, ma un buon lavoro da rivalutare e riproporre all'attenzione della politica che conta. Adesso saremo agevolati perché c'è una legge regionale, non è sul distretto turistico culturale come era quello, questo è solo distretto turistico. Ecco. Però è una legge regionale che è abbastanza interessante. Potrebbe svilupparsi, perché però anche in questo serve un organismo come l'Assemblea dei Sindaci che dia comunque in qualche modo gli indirizzi, perché anche se è una struttura, il distretto è una struttura che parte dal basso, quindi comunque ha bisogno di una serie di assemblee che riescano a mettersi insieme per costruire sul territorio questa struttura. Però alla fine, voglio dire, questo è possibile. Sarebbe possibile farlo tranquillamente. Ecco, queste sono delle indicazioni. Una piazza per Pasquino. Ecco, l'ha visto quella, ecco, queste immagini, che è un capolavoro da vedere. Pasquino, una piazza, ma è giusto che sia. Ha fatto 6 anni dalla morte. Abbiamo lasciato, e tra l'altro c'è ricapitata tra le mani una poesia di un ragazzo di Reggio che era figlio di amici di Pasquino, che alla fine diceva: ma ora che imma a fare, a imma a rimediare, e muto ricordamo, una piazza ti dedicamo. E quindi, visto che il sindaco di Bova oggi è Saverio Zavettieri, che era suo grandissimo amico, tra l'altro l'ha avuto quando era assessorato regionale, l'ha preso nella struttura, quindi l'amicizia e il legame anche professionale è certo, e abbiamo chiesto a Saverio questa cosa. Ma anche a Polsi verrà fatta una giornata, mi diceva Fortunato Nocera, il 29 settembre verrà fatta una giornata di ricordo appunto di Pasquino. Io dico soltanto, io l'ho detto pure a Fortunato Nocera, che di Pasquino e di Padre Fiores si è sempre parlato dopo tantissimo tempo. Sì. Cioè
Io credo, non lo dico così, Rosario, eravamo noi, gli ultimi a vederlo, siamo stati noi, quel numero di Riviera, casi campanaria, sì, quella sì, sì, scatola sì, di sigari che lui può conservare lì, in quel punto preciso che soltanto chi l'ha visto sa dove possa essere. Cioè il discorso è, nella morte Pasquino meritava qualcosa di più, tranne quelle poche bandiere rosse degli amici che effettivamente l'hanno voluto accompagnare nell'ultimo viaggio. Sì, no, sicuramente, ma è un destino comune, un po' un deficit che abbiamo pure noi calabresi nell'avere attenzione per queste cose, perché io a distanza di anni, voglio dire, ho avuto come prese Carmelo Filocamo, a distanza di anni, però, dalla morte Carmelo Filocamo è stato ricordato, sì, nel funerale, va bene, è intervenuto Pasquino, vedo un intervento, me lo ricordo ancora tuonante in chiesa, però diciamo, io ho scoperto dopo anni, voglio dire, nonostante fosse stato mio prese, mio consigliere, perché comunque a scuola io ero rappresentante dell'istituto, ricordo benissimo le sue lezioni, e l'ho conosciuto comunque molto dopo la morte, anche magari grazie a Pasquini, ma tantissime persone pure io mi ricordo la morte di Correale, che è un scultore siderese famoso in tutto il mondo, ha esposto a New York, ha esposto un po' dappertutto, era maestro sotto tutti i punti di vista, no, assolutamente. Basti pensare a quella Madonna che viene alla chiesa della Madonna dell'Arco a 16 anni. Sì, sempre, no, Correale veramente una... sulla sinistra, nella navata di sinistra della chiesa di Santa Maria dell'Arco a Siderno, vi è questa statua in pioppo, oggi sul colore, sul marroncino, realizzata da Peppe Correale a 16 anni. Sembra così, ma io più di una volta ho detto al figlio, e sono andato a vedere le statue che ci sono a casa sua. Considerate, Correale muore in un periodo in cui Siderno è sotto un commissariamento, Peppe Correale non viene tributato nemmeno il saluto istituzionale, nemmeno un manifesto dal comune, niente completamente. E quindi questo è un pochettino, diciamo, è una cosa che succede. Questo è il discorso. Ci vuole fortuna pure quando... Se non hai un amico non puoi nemmeno morire. Sembra un fatto strano, no, sembra un gioco di parole. In alcune case, poi ci ricordiamo successivamente. Qualcuno ha avuto, diciamo, io ricordo l'ultimo funerale, diciamo, importante di Mimmo Bova, comunque ho avuto un saluto di Oliverio, veramente sentito e veramente di livello, e quindi comunque un funerale, diciamo... Sembra molte volte quando parliamo di loro, sembra quasi quasi, perché per noi è un'enfasi, persone che le abbiamo conosciute, alle quali abbiamo voluto bene, e noi avremmo voluto sempre qualcosa di più e di meglio, non so perché. No, vabbè, guardate una cosa, il vantaggio della provincia è pure questo, io pensavo l'altra volta, questa era una discussione che si faceva quando ancora avevo mio padre con un mio zio che era a Roma, e mio padre gli diceva, guarda, a Roma di te non si ricorderà nessuno, meno male a me qualcuno e qualche parola ogni tanto la darà a mio figlio, quindi questo è il vantaggio della provincia, è comunque questo rispetto magari e forse pure però c'è stata un'epoca, cioè, oggi abbiamo molte persone che vanno via, questo è il dramma, no? Per cui quello era un periodo invece dove tutta la classe dirigente rimaneva nel posto, quindi comunque c'era un'anima culturale forte. Si era costretti ad emigrare, culturale, però puntualmente ritornavano. In tante era diverso, realtà. Non era l'emigrazione della classe dirigente. Negli ultimi 20 anni emigra la classe dirigente. Sì, ma pure allora, quella classe che non era classe dirigente regionale, ma assurgeva ruoli nazionali di prestigio, però erano come quel cordone ombelicale. No, ma io ricordo per esempio, realizzato al territorio. Ricordo il senatore Zito che mi raccontava, lui era già a Roma quando comunque si prospettava la sua candidatura, fu eletto al Senato e lui insieme al fratello decise di tornare a vivere a Roccella,
perché sentiva l'impegno di essere stato eletto nel territorio e di mantenere la sua presenza nel territorio. Quindi diciamo era veramente diverso. Cioè, Zitto era già a Roma, lavorava, era pure giornalista, lavorava con Mondo Operaio, aveva già una serie di impegni, però l'elezione lo ha riportato per poter rappresentare il territorio, dice devo stare nel territorio. Erano altri tempi, probabilmente invece di Sofo non abbiamo ancora notizie, che è stato, non è stato eletto poi al Parlamento Europeo, però Ha avuto però un ottimo. No, è il prossimo, come verrà attuata la Brexit, entrerà sicuramente. Noi auguriamo, ma io dico soltanto auguriamo a tutti di poter raggiungere quelli che sono i propri. Però noi non abbiamo una dita. Però il discorso di fondo è. Sono convinto che questo è un ragazzo che noi avremmo. È un ragazzo che può dare, che non è. Avremmo bisogno di queste persone che sicuramente possono dare un contributo al nostro riscatto. Noi oggi, io faccio sempre queste cose, noi siamo abbandonati oggi non soltanto dai santi, ma dalla politica. E come politica non abbiamo il vuoto, il nulla. E cioè, quante volte abbiamo detto? Noi c'è stato un momento nella Loca che abbiamo avuto 3 senatori. Ora sono soltanto un ricordo, un piacevole ricordo. Ma non possiamo. Erano 3 senatori, mi pare 2 deputati in quel momento, perché c'era pure. Questo è quello che noi vorremmo far capire agli altri. Come uscire da questo guado? Cosa proporre? Quali sono i desideri da poter realizzare a tutto quello che verrà? Ecco Rosario. E allora, che cosa dire? Noi abbiamo fatto questa bella chiacchierata oggi. A chi ci ascolta da casa, cosa possiamo augurare per questi giorni? No, beh, io sto ragionando su un articolo, perché sto ragionando, noi abbiamo formato un gruppo, tra l'altro è una cosa bella, che ecco. Si chiama Locride Più, perché sarebbe Locride Positiva, vorremmo indicare, no? Perché vorremmo far uscire la comunicazione, cioè noi come giornale abbiamo sempre scelto la linea di parlare di quello che di bello succede nella Locride e quindi abbiamo questa idea del positivo, quindi questo gruppo su Facebook l'abbiamo fatto apposta e ogni anno noi al 7 è l'ultimo numero, noi e finiamo con i primi di settembre, cioè con la festa dell'Immacolata di Porto Salvo. A sera c'è Porto Salvo, ecco. Non si riesce a lavorare, quindi dobbiamo fermarci per forza. E nell'ultimo numero, che è il prossimo, questo è il numero 35, il prossimo è il 36, solitamente stiliamo la classifica dei comuni, che è una classifica che nacque all'epoca così per scherzo, diciamo, per andare un po' a vedere quello che era stato fatto dai comuni, perché non è una classifica che riguarda solo quello che fa l'amministrazione comunale, ma quello che succede in generale su un paese. Quindi magari per esempio Caulone veniva premiata perché c'era una discoteca che funzionava bene, quindi era un'attrattiva, ma non ha niente a che fare con l'amministrazione comunale. E questa classifica negli anni, voglio dire, è cresciuto pure l'interesse su questa classifica. Così abbiamo pubblicato 2 giorni fa, abbiamo aperto pure, perché una parte della classifica quest'anno la decideranno i lettori. E potranno decidere su questo gruppo che si chiama Locride Più. E abbiamo avuto, voglio dire, un'inondazione di richieste. Mi pare che l'hanno aperto ieri sera questo sondaggio, sono già 1500 risposte. E tra l'altro, quando sono venuto in onda era primo Roccella, invece è stato superato da pochissimo da Sant'Agata del Bianco, che ha raggiunto, aveva preso un 150 e passa voti. Sant'Agata, che tra l'altro è un comune che è guidato da Domenico Stranieri, che sì. Uno che è diventato pubblicista con noi, ha passato una bella esperienza alla Riviera e ha fatto dei programmi abbastanza interessanti a livello culturale, ha fatto Straniamenti, partendo da Strati, ha fatto questo progetto. Noi abbiamo fatto tutti i nostri interventi a costo zero, forse l'unico paese che non ha speso una lira, sembra un fatto strano. Ma i paesi andrebbero caratterizzati, cioè ognuno dovrebbe avere la sua manifestazione di nicchia, dove comunque avere il noi abbiamo e aprire la stagione, perché non possono essere, cioè, solo ci sono i grandi eventi, ma noi abbiamo fatto una scelta.
poiché non avevamo disponibilità economiche, il mio vice sindaco, che il quale se ne intende di feste e di festicciuole, ha realizzato un qualcosa coinvolgendo la comunità locale, ma quello, i ragazzi, le ragazze, le associazioni non ce ne sono, gli adulti, tante belle cose, la comunità si è ravvivata senza spendere un centesimo. Sembra strano. Ieri, sindaco, posso dire una cosa? La volta a San Giovanni di Geraci, vabbè che c'era anche quest'anno la manifestazione dell'acqua lascialata il giorno 12 agosto, sì, pare, che penso sia andata bene, ma c'era la sera della soppressata, che è scomparsa negli ultimi anni. Non saprei dare delle cose. C'era una volta. C'era. C'era. Organizzava il presidente della Proloco. No, era realizzato dalla Proloco. Era una bella, voglio dire, San Giovanni veniva collegato a questo, a questo alimento, diciamo. Cioè, no, noi abbiamo fatto quest'altro tipo di scelta. Niente. Però dovete rifletterci su questo. Cosa? Mo siete sindaco da poco. Però. No, ma il discorso. No, allora, ieri sera un ragazzo metteva una fotografia. Sembra strano, un gruppo di giovani che sono rientrati hanno suonato in piazza. Tra di loro, realizzando un bel momento di socializzazione delle cose. Dice, durante la festa di settembre ci sarà una grande banda, sarà Squinzano, grande musica lirica, però credo che questa sera i nostri spettatori sono arrivati a quota zero, mentre allora la musica o il bel canto o la bella musica sarà rivista non meno di un decimo di quelli di stasera, e il complesso, il concerto costerà quel che costerà. Cioè, che cosa intendo dire? Comunque, molte volte basta poco, basta saper impegnare le risorse, non andare alla ricerca di fantasmi, si può realizzare qualche cosa, possiamo dare alle nostre comunità anche una visibilità all'interno della stessa, rivivere e socializzare l'esperienza del mondo che ci sfugge. Devo vedere quante volte ha preso San Giovanni. non penso. No, ma è online, voglio, non lo può. Come della sembra questa. Allora, come salutiamo a Rosario per i saluti di rito? No, vabbè, noi salutiamo ormai, tanto stiamo andando verso la fine delle vacanze, la fine del mese d'agosto, quindi io questa settimana ho fatto una bella intervista con Beppe Carletti dei Nomadi, che probabilmente è abbastanza grande, perché lui nel 63 già fondò il gruppo dei Nomadi insieme ad Augusto D'Aolio, che poi è venuto meglio. Adesso guarda, ma si reggono alle piedi. No, ma è fortissimo, però conosce la Calabria. No, ormai per loro. Conosce la Calabria benissimo, e ha molte, tra l'altro dice, ho molti amici calabresi e si distinguono per la sincerità. Quindi questo augurio che ci dice Beppe Carletti io lo uso per salutare tutti, perché comunque per l'amicizia e per la sincerità noi siamo famosi nel mondo. Allora, grazie. Con queste parole, amici telespettatori, ci congediamo da voi. Con Rosario ci vedremo sicuramente la prossima settimana. Vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri canali e di conseguenza una buona serata a tutti. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se
Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.